Buongiorno a tutti e buon 29 ottobre 2021, un buon venerdì e un buongiorno particolare al coordinatore comunale Fratelli d'Italia Città di Terni, Marco Celestino Cecconi. Buongiorno Ciao Marco. Paolo, buongiorno. È l'avvio dell'ultimo giorno della rassegna stampa per questa settimana. Andiamo subito alla prima notizia che abbiamo preso dalla carta stampata. Eccola che arriva. Eccola qua. Noi abbiamo selezionato, guarda caso, una questione che riguarda le sostanze stupefacenti. Qui c'è qualche ottimo cittadino, operazione mailbox, anche medici, infermieri tra i clienti degli spacciatori che da mesi rifornivano tutta la provincia. Bravissimi. Era stata la polizia a sequestrare le dosi nascoste nella buca delle lettere, ma il pusher temeva fosse stata la moglie del cliente. Quindi un misunderstanding che in questo caso ha prodotto un approfondimento da parte delle forze dell'ordine, e quindi l'intervento in una vasta operazione chiamata Mailbox per arrestare più e più di qualche persona. Abbiamo adesso abbiamo messo in evidenza questa notizia anche nei giorni precedenti, perché il titolo era con riferimento a ciò che succede riguardo allo spaccio anche nella cosiddetta Terni Bene. C'era questo titolo ad effetto che abbiamo preso da un'altra testata. Il Messaggero oggi ritorna su questo argomento. La seconda notizia che abbiamo poi selezionato è di genere diverso, diciamo, cerchiamo di non essere monocorda, e nella fattispecie parliamo, eccola qua che arriva, grazie Paolo, Arriva subito. eccola, parliamo di un aspetto che è diverso. Nel particolare abbiamo preso la notizia che riguarda le periferie che sono oggetto di attenzione da parte di molti. Si parla di super bonus, si parla della riqualificazione delle abitazioni. Abbiamo capito che secondo il governo vale sia per i condomini ma anche per le case monofamiliari. Ove il proprietario fosse lì residente e fosse quella la prima casa, ma non superasse con l'ISEE 25.000 euro. Sostanzialmente una contraddizione in termini, un modo elegante per dire che chi è proprietario di una casa ed abita in un'abitazione appunto di sua proprietà difficilmente non supererà l'ISEE di 25.000 euro. Ma ciò detto, che appare in tutta la sua enormità, come altre decisioni che riguardano i disabili che sono stati penalizzati nel qual caso volessero fare un piccolo lavoretto, sono nella condizione di, come dire, vedersi decurtare l'assegno di invalidità. Ora, riteniamo che queste cose andrebbero affrontate con maggiore chiarezza da parte del governo e soprattutto non fossero oggetto di inganno. Io chiamerei per il giusto verso quello che appare in tutta la sua evidenza. Ultima notizia della carta stampata riguarda un tema molto dibattuto, sul quale devo dire noi abbiamo un approccio molto laico. Vale a dire, questa torre per le comunicazioni, con particolare riferimento al 5G, la stanno piazzando, la stanno alzando in località Gabelletta. Io, francamente, leggo qua: i residenti scrivono al sindaco paventando che sulla struttura si possano appoggiare altre 12 antenne, non si sa con quali caratteristiche. Allora, io ho seguito personalmente la vicenda Miranda, la vicenda campo elettromagnetico, ho vissuto tutta questa roba qua. Io lo dico, ripeto, laicamente, non sono per una o l'altra soluzione. Insomma, noi vogliamo l'energia elettrica perché abbiamo il condizionatore a casa e abbiamo un contratto da 4 kW, 5 kW, anziché i 3 kW standard. L'importante è che la centrale elettrica si faccia da un'altra parte. Noi vogliamo, come dire, le città pulite, vogliamo tutto, vogliamo che la spazzatura venga portata via, non ci interessa dove venga portata, l'importante è che venga portata lontano da casa nostra e soprattutto, come dire, men che meno l'incenerimento o la termovalorizzazione, che dir si voglia, siamo sicuri che non debba avvenire vicino a casa nostra. L'importante è che sia vicino di casa di qualcun altro, ma alla fine col fatto che nessuno la vuole vicino casa di qualcuno o qualcosa,
ci dovrà pur stare. In altre parole, sta torre per un sistema di comunicazioni nuovo, prima c'erano i segnali di fuoco e adesso chiaramente ci sono le torri che trasmettono il segnale 5, 4, 27 G, 50.000 G, non lo so. Comunque, questo è. Allora, da questo punto di vista dovremmo anche noi fare un po' pace con noi stessi. Prima notizia della carta stampata l'abbiamo presa da Terni Today, andiamo velocemente avanti, c'è chi, come dire, stamattina deve adempiere degli impegni automobilistici, nel particolare deve preservare la propria bella autovettura da danni ulteriori e deve andarla a ritirare dal professionista, dal meccanico. Ecco qua, un dossier immigrazioni in Umbria e a Terni, cala la popolazione straniera ma resta sempre sopra la media. La media, parliamo a Terni in particolare, stiamo un po' nella nostra città, è una media che supera il 10% dei residenti circa. Quindi è evidente che qui all'interno di questo articolo i dati in calo, le cittadinanze, i nuovi nati, il calo dei residenti stranieri, e ce n'è veramente per tutti i gusti da Terni Today. Il calo dei residenti registrato nel 2020 è risultato leggermente accentuato rispetto a quello dell'anno precedente, meno 0,5. Questo è un po' quello che è successo in Umbria. Più giù possiamo leggere, ecco, la distribuzione nelle due province. Andiamo a leggere più in basso, Paolo. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, in provincia di Perugia ce ne sono 69.000 di stranieri, il 75% del totale regionale, in calo dello 0,5, mentre in quella di Terni 22.000 e cala dello 0,9. In provincia di Perugia l'incidenza degli stranieri sul totale dei residenti resta leggermente superiore alla media regionale, pari al 10,8. Lo dicevamo, fa riferimento soltanto alla provincia, alla città di Perugia, ma sappiamo che a Terni è un sistema, diciamo, c'è una quantità di stranieri che, come avevo anticipato, è superiore al 10%. Andiamo alla seconda notizia, nel dettaglio ci sono una serie di riferimenti interessanti da Terni Today, lo segnaliamo come spunto di riflessione e di valutazione da fare chi vorrà. Salutiamo peraltro tutti coloro che ci stanno seguendo. In questo caso si parla di una vicenda singolare, vogliamo, come dire, fare cenno ad una vicenda molto particolare. Terni dona l'acqua al vicino di cella, poi ho scoperto che era Raffaele Piccolo. Ora, diciamo, in verità, chi gliel'ha donata, dato che era vicino di cella, non vogliamo fare paragoni, chi lo è di più, chi lo è di meno. Ritengo Riccardo Lazzari, geometra vittima di uno scambio di persona, racconta la sua esperienza ad opera e l'incontro con uno dei due criminali più rilevanti della storia italiana. Una vicenda singolare, perché il vicino di cella, dicevamo, in questo caso è stata vittima, è un ternano, di quegli errori giudiziari, lo ricordiamo, tipici. C'è stato uno scambio di nomi addirittura per il nostro concittadino. Fatto sta che si è reso conto nel momento in cui stava passando dell'acqua che la stava passando a uno dei più, come dire, importanti criminali della storia criminale, appunto, del nostro paese. Una storia da leggere, singolare, che abbiamo messo in evidenza, una sorta di puntura di spillo che abbiamo messo in evidenza sulla nostra rassegna stampa. Ultima notizia questa mattina, corriamo perché, ripeto, incedono altre situazioni ed impegni personali, su una nota, e cadiamo nel senso che proponiamo una nota del procuratore Liguori, ringrazia i sanitari e propone un protocollo per lo scambio di informazioni Covid fra datori di lavoro. Andiamo a leggere il breve commento che c'è rispetto a questa notizia che introduce un elemento di novità. Il procuratore della Repubblica Alberto Liguori ha inteso ringraziare le autorità sanitarie ternane, bravissimo, per il lavoro svolto durante la pandemia con un'iniziativa che si è tenuta nella sala blu di Palazzo Gaggioli a Terni, presenti tra gli altri il prefetto Emilio Dario Sensi, il vescovo, i sindaci di Terni, Narni, che hanno portato il loro saluto, oltre ai direttori generali dell'ASL Umbria 2, dell'azienda ospedaliera Santa Maria, eccetera, eccetera. Il presidente dell'Ordine dei Medici, rappresentanti delle forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Davvero, mai come questa volta, un grazie, una parola così semplice, di poche lettere per chi ci ha coccolato in questo periodo. Scusate, ha affermato il procuratore, per chi ci ha guidato in questo fenomeno così nuovo, in questo tsunami che è stato il Covid, dice Liguori. Sentivamo il bisogno di dire grazie proprio quando i riflettori si sono spenti. Secondo noi
restano sempre accese, la vicenda sanità in genere, i malati oncologici, i malati cardiologici, i malati ortopedici bisognosi di una semplice radiografia che vanno a finire tra un mese e due, non so quando. C'è stata una batteria, una notevole attività mass mediatica nell'immediatezza per questa novità. Invece noi apriamo quando i riflettori si sono abbassati per ricordarci sempre di questi angeli custodi che ci hanno guidato in questo anno. Noi l'abbiamo fatto in momenti non sospetti, lo facciamo, lo vogliamo fare, l'abbiamo già fatto. Diciamo di seguito c'è anche questa indicazione rispetto alla volontà del procuratore Liguori di determinare un protocollo per lo scambio di informazioni tra datori di lavoro. Noi in verità l'abbiamo sempre ringraziati i nostri amici, ne abbiamo anche di prossimi anche all'interno del nostro gruppo del coordinamento comunale. Salutiamo Alessandra, salutiamo Stefano, salutiamo anche Roberto, oggi è il compleanno di Roberto Salemme, lo salutiamo pubblicamente, anche lui impegnato nel mondo della sanità, delle farmacie, degli ospedali come promotore medico scientifico. Quindi abbiamo contatti a tutti i livelli, anche all'interno del nosocomio Ternano e anche alla ASL, per capire quali siano e quali siano state le difficoltà di questi nostri angeli custodi. Io ho terminato, Paolo, grazie della regia, grazie soprattutto della collaborazione, delle idee e degli spunti. Non ti vedo più, ci sei? Sì. Eccomi. Io non ti vedo più. Grazie della possibilità che hai dato a tutti noi di ascoltare la rassegna stampa e soprattutto un buon fine settimana, rendici aggiornati, aggiornaci sulle tue vicende legate alla tua autovettura sulla quale dovrai fare degli interventi e per questo siamo andati un po' di corsa. Grazie a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato, sono numerosi anche oggi, a risentirci lunedì. Buona giornata. Buona giornata e buon weekend a tutti.